Buonasera! Sono felice di aver ritrovato insomma un po' di gente qui in auditorio, anzi un po', tantissima gente. Io prima di iniziare questa serata con devo farvi una confessione. Avete ragione, bisogna fare silenzio perché stiamo aspettando l'artista, mi permetto di dire. Dicevo, avrei tanto voluto essere dalla vostra parte questa sera, ve lo dico veramente, cioè essere lì, poter urlare, cantare, perché è quello insomma che faccio più o meno da quando sono nata, da quando ascolto le sue canzoni. E sono molto felice perché questa sera ripercorreremo proprio le tappe della sua storia, una storia che come sapete è iniziata 30 anni fa ormai, anzi qualcosa di più, e che questa sera rivivremo anno per anno e album per album. Vorrei essere lì, invece io sono qui e con me c'è Claudio Baglioni. Buonasera Claudio! Buonasera a tutti! Ti do questo perché ti confesserò, e questo varrà per tutta la serata, quello è il microfono delle parole. Ah, ecco. No, ho visto che è arancione perché insomma mi ricorda un giro appena terminato sugli otto date, ma insomma, a un certo punto è arrivato arancione, ma non perché ci fossimo convertiti, insomma era un colore come un altro per dare una traccia di questo tour, di queste otto feste che sono terminate appena prima dell'estate. Io ho confessato insomma che questa sera avrei voluto, caro Claudio, essere dall'altra parte perché volevo insomma cantare anch'io, ricordare insomma insieme a te tutte le canzoni, la storia, però come tu mi hai insegnato insomma ho seguito un sogno, per cui insomma sarò al tuo fianco questa sera per raccontare a chi sta ascoltando. Anche per cantare, voi sapete che stasera canta solo Paolo. Adesso non dire così, che si alzano e se ne vanno tutte, no, non è no, bello. Anzi, insomma, guarda, anzi hanno detto meno male. È andata. Dicevo, racconteremo una storia, ripercorreremo quindi più di 30 anni insomma di musica, di canzoni. Insomma, vabbè, le canzoni si dice che siano un'arte piccola, un'arte povera, però hanno questo potere di far navigare nel tempo, sono un po' come è capitato di dire in tante altre occasioni, sono come pietre dure, sono come stelle che non muoiono mai perché hanno la capacità degli odori. A volte no, si sente un profumo e immediatamente da quel profumo ci si trova proiettati in un'altra epoca, in un altro posto, con altre persone, vestiti in un altro modo. E così sono le canzoni, Dio le benedica, anche perché il fatto che esistano ci permette di essere qui. Noi tra poco partiremo proprio con la musica dal primo album, anzi, quale vogliamo definire primo album di Claudio Baglioni? 1970? Sì, avevano già inventato il grammofono. E c'era un cane che ascoltava dall'altra parte della tromba. Sì, diciamo che il primo album è del 70, anche se la persona che qui vedete sul palco insieme a Paola Gallo, che poi canterà, sarà solo lei a portare. Sì, esatto, sì, è vero. Io ci tengo a dire questa cosa perché fate ancora in tempo ancora in tempo a dire no, cantaci tu anche qualche cosa. Cioè, chiaramente sto commiserando un po' di buona volontà da parte vostra. Dicevo che avevano appunto inventato il grammofono. Nel 68 io stavo per fare un disco che non è mai uscito, e quindi se ci pensiamo bene sarebbero 35 anni. Non è mai uscito perché io ero veramente, sarebbe stato sfruttamento di minore, insomma io ero talmente piccolo che sarebbero stati incriminati per questo reato i produttori del disco. Poi nel 69 è uscito il primo 45 giri, nel 70 sono riuscito a fare appunto il primo LP, come si chiamava allora, e dopodiché sembrava che non lo dovessi più fare, no. Nel senso che la carriera era cominciata e già finita. E invece poi è andata avanti. Io non so ancora per quale motivo siamo qui, anche per questa sera non canteremo, tutti ci chiederemo perché tutto questo è successo. si possono scrivere anche delle risposte su questo, vabbè, comunque è andata.
Allora, io volevo anche ricordare, Claudio, al pubblico che può intervenire a questa serata mandando delle mail a dirette@radioitalia.it. Io molte mail le ho già ricevute, per cui sto selezionando, come dicono quelli bravi, le domande e poi le integreremo nel corso del nostro percorso musicale. Secondo me dobbiamo trasferirci al piano per raccontare musicalmente il primo album, sì, o no? Oddio, che dici? Possiamo andare così come... ci trasferiamo? Sì, ci trasferiamo? Voi preferite, di quali strumenti preferite? Il piano, la chitarra, il primo strumento lo decide il pubblico. Dai, facciamo una sorta facciamo di referendum. Facciamo un pezzettino di chitarra, vai. Dai. Ma ti posso lasciare questo? Come no? Allora, quell'album si chiamava, con molta fantasia, venne chiamato Claudio Baglioni. Non so come mai, ecco, sinceramente ancora me lo chiedo oggi, ma insomma... E c'era, devo dire, l'album era di una tristezza profonda, la stessa copertina c'ero io, ma c'era anche una candela dietro accesa. E io ero talmente magro che non si capiva qual ero io e qual era la candela. E l'album, appunto, faceva... dovete sapere che io ho degli auricolari dai quali sento anche dei marziani in questo momento... Ecco, sì, sento qualsiasi cosa, però andremo avanti comunque. Allora, diciamo che il titolo più importante di questo primo LP era una canzone che faceva così. Quanto è tardi e qui a casa mia e non viene più Natale. Buttare via, lei non chiama più, guardo il telefono e penso a lei, vetri appannati sugli occhi miei, quanta neve sta venendo giù, chi la fermerà, la candela si consumerà. Io, tu stai nascendo e muoio io, tu che faresti al posto mio, Campania festa anche per me. E questa era la famosa notte. Notte di Natale. No, volevo, insomma, bisogna provare anche la preparazione del pubblico, perché non è che si parte, insomma, bisogna anche sapere le cose, rispondere a domande. Ah, succede anche questo? Io canterò, insomma, tu suonerai, ma loro, per essersi meritati un posto in auditorium, dovranno, insomma, indovinare anche le canzoni, insomma, che tu andrai a dopo suonare. Dopo ci saranno anche le domande in cabina dove potete cambiare. Visto che tanto il calore è quello... Beh, assolutamente. Da stabilimento balneare. E poi, oddio, scusa Claudio, e poi ci sarà la possibilità del raddoppio. No, vabbè, questo... Il raddoppio c'è nelle canzoni, perché insomma noi cercheremo di ascoltare un po' il percorso, insomma, di Claudio con le canzoni che sono state poi i successi, le hit, i singoli, come li chiamano ora, ma anche quelle canzoni che la gente ha tanto amato e magari non sono stati all'epoca dei 45 giri. Sì, ma io, siccome sono un... cioè più vado avanti con gli anni e più divento scriteriato, vorrei... adesso qui noi abbiamo passato tutto il pomeriggio ad accordarci su quello che... Sì. Devo dire che non ci abbiamo capito niente, magari tutto il pomeriggio. No, mi è venuta in mente una cosa. Dimmi, proprio Claudio. Perché di una storia si dovrebbe raccontare. C'era una storia che amava raccontarmi mio padre, che era la storia di un personaggio importante, un personaggio storico, forse anche
realmente vissuto, insomma, con un po' di leggenda intorno. È una canzone che io scrissi per integrare questo primo album che si chiamava Claudio Baglioni. Era una canzone che avevo scritto per una trasmissione itinerante che allora si chiamava appunto Speciale 3 milioni, e parlerebbe della storia di un personaggio che, come tanti altri, cerca successo, cerca esito da qualche parte nel mondo, ma a un certo punto si accorge che il suo posto di origine è il posto dove deve tornare per trovare ancora gli affetti e la sua vera identità. Allora io, cambiando carta come si dice? Capra e cavolo. In tavola, eh? Carta in tavola, stavo dicendo cambiando capra e cavolo, che non significa niente. Vorrei cantare questa canzone, posso? Questa canzone si chiama Cincinnato. Ti lascio. Che mi frulla nel cervello e poi non voglio andare avanti più così. I giorni vanno via come una triste litania, col sole che ti scava il viso. Gira che ti rigira, amore bello, domani metto sopra un treno i sogni miei. La fine non farò di mio fratello, che sembra vecchio e ha preso poco gli anni miei. D'un banco d'osteria, di due pettegole per via, sai che ne ho le tasche piene. Voglio scordare te, i sassi, il campo d'arare d'un bosco che non conosco già più, che non voglio mai più, mai più. Ma cosa puoi saperne tu, tu che non sei stata mai altro che qua? E niente vero, e poi capir che non sei più sincero, e poi che non sei più sicuro, non sei più sicuro, non sei più sicuro di niente, d'aspettare di morire, d'aspettare, d'aspettare. Gira che ti rigira, amore bello, non morire oggi sono tornato qui, e mentre richiudevo il tuo cancello mi sono chiesto chissà se lei mi prenderà così, chissà se crederà che ho combattuto giù città, e gira che ti rigira, sono qua. Dal vivo, ci tengo a dirlo, chitarra e voce.
dall'auditorium di Radio Video Italia, solo musica italiana. Claudio, ci siamo lasciati alle spalle 70 e 71, ma nel 72 ci fu il primo concept album che la storia della musica italiana ricordi. Sbaglio? No, no, è giustissimo. È giustissimo. Dopo questo cantastorio dei giorni nostri, che io non ricordo se è dei nostri giorni o dei giorni nostri, dei nostri giorni, vabbè. Faremo un referendum su questo. Io avevo praticamente, non avevo più nessuna chance, nel senso che questo disco l'avevano comprato alcuni affini, nel senso parenti, amici, persone molto prossime, e chiaramente i discografici non erano così contenti. E allora avevo pensato di riprendere i miei studi, quando invece, insomma, mi capitò di scrivere questa. Era stata scritta come un musical, come se fosse, insomma, una sorta di film musicale, e diciamo la canzone leader che tanto ha risuonato anche nelle mie modeste orecchie faceva. Beh, insomma, è stata anche premiata come la canzone del secolo, sì, questo va detto e ricordato. Un pezzettino piccolo faceva okay. Così. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. E quell'aria da bambina, che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, giochi le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio all'ambra salata, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al fare, ti amo davvero. Ti amo, lo giuro, ti amo davvero. Tre, quattro. E lei mi guardava con sospetto. Sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Una canzone, questo piccolo grande amore, che oltre appunto ad essere stata premiata come canzone del secolo, perché di fatto, insomma, Claudio a Sanremo ci è andato, qualcuno, insomma, dicesse non è mai stato a Sanremo, in verità ci andò per ritirare questo ambitissimo premio. Poi è stata anche rivista, forse per fare un po' pace, no, con questa canzone. Sì, nel 1995 mi sembra, sì, insomma, abbiamo rifatto una versione, io e i miei musicisti più fedeli, affinché, insomma, si facesse appunto pace con questo brano. Voi dovete sapere che chiaramente mi alzo, insomma, perché mi sembra poco delicato stare seduto. Dicevo che questa canzone, come molte
canzoni simbolo, insomma, diventano certe volte monumenti anche troppo pesanti da portare addosso, e allora, come tanti altri miei colleghi, non si fa altro che massacrarle per evitare di essere riconosciuti solo per quella canzone. Io devo dire che ha avuto molti titoli nella sua esistenza, è diventata anche quella sua maglietta fine, che è un po' più elegante, è stata anche quella sua maglietta lisa, perché eravamo più impoveriti dell'uranio. È diventata anche, in un primo tentativo proprio di sponsorizzazione, quella sua maglietta fila anche. Poi è stata anche, perché per piccoli ciclisti del Giro d'Italia, quella sua maglietta rosa, poi anche quella camicetta stretta, quella maglietta stretta che gli si vedeva tutto, questo a Roma, fino a che poi è diventata anche questa, alcuni che mi seguono la sanno, io una volta ho ricevuto una lettera di una signorina che diceva: meno male Claudio, che dice, dopo tante dediche alle Angele, alle Marie di tutto il mondo, finalmente una canzone che porta il mio nome. Tu non sai l'emozione quando ho sentito la tua voce roca che cantava quelle prime note con il mio nome detto, quella tua maglietta pina. Ecco, quindi capite? L'avevo sentita, ma insomma, mi fa sempre ridere sentirla. Claudio, dobbiamo andare avanti. Sì. 1973, Gira che ti rigira, Amore bello. Sì. E poi il primo tour di Claudio Baglioni. Sì, il primo tour, che fu una, cioè, passare dai piccoli palcoscenici dei concorsi di Voci Nuove a quelli anche della, io facevo spesso, mi assoldavano per cantare in mezzo ai varietà, dove c'erano anche le spogliarelliste, che io univo l'utile al dilettevole. E finalmente cominciai a fare così dei concertini, insomma, come personaggio protagonista. E beh, c'era un album che si chiamava Gira che ti rigira, Amore bello, che venne uscito appena dopo, insomma, questo piccolo grande amore. Era anche questo una storia, una specie di Easy Rider all'italiana, una lunga corsa attraverso l'Italia su una macchina un po' sgangherata che si chiamava Camilla e che non è più tra noi, e c'era la canzone leader che faceva così. Così vai via, non scherzare, no. Domani via, per favore, no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano, in qualche modo io dovrò restare a galla e così te ne vai, cosa mi è preso adesso? Forse mi scriverai, ma se è lo stesso. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come bello come Dio, amore mio, non te ne andare, vai via così, o non è giusto ma è così, se te ne vai, vai via così. Finisce allora tutto qui, fra poco andrai, un lento l'ultimo oramai.
naturalmente continua e continuerà qui in diretta Radio Italia, solo musica italiana con Claudio Baglioni, subito dopo la pubblicità, tra pochissimo. E questi sono gli applausi dell'Auditorium di Radio Italia, solo musica italiana. Siamo in diretta, anzi in direttissima, con Claudio Baglioni. E stiamo facendo un po' di strada insieme, insomma, in fondo ce l'hai insegnato tu, no? Che strada facendo? Non canto, però le parole, insomma, un po' me le ricordo. Siamo arrivati al 1974, caro Claudio, l'anno di un album che si intitolava, beh, ditelo voi almeno, fate qualcosa. E tu? Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare, seguire il tuo profilo. Registrato a Parigi, non solo insomma permise a Claudio di vincere il Festival Bar, ma fu anche un album che andò primo in classifica anche in Sud America, e da lì inizia insomma la popolarità di Claudio Baglioni anche in quelle splendide terre. Io lo dico anche perché so che ci segue molta gente dal Sud America, e oggi sono arrivate molte email per salutare anche dal Brasile Claudio Baglioni, quindi io riporto i saluti del nostro pubblico. Questo era un inizio di dedica brasiliana. Ci soffermiamo ancora su, sì, quell'album? C'erano delle canzoni ingenue, carine, romantiche, come poi è un po' più difficile nel tempo scriverle. E una faceva così. Gli parli di me e smorsi la luce, ma non trovi più pace e te la prendi con me. Chissà se mi cerchi lì sotto a trovato, credi, se mi vuoi li dici, se mi vuoi lì con te, e fra le lenzuola
Siamo arrivati, pensate un po', al 1975. 1975 era l'anno di Sabato Pomeriggio. Ecco, noi siamo un po'. Guastero tu non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua, ma cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che voleva vivere, volare, che toglieva il fiato ed è ferito ormai. Non andar via, non andar via. Caro Claudio, il primo viaggio all'estero, tu citi spesso luoghi, sempre però, quasi sempre insomma italiani. Mi ricordo in Etù c'era una canzone ad Agordo e così, qui c'era il lago di Misurina, il Sabato Pomeriggio, tanti luoghi citati, però insomma in quell'epoca era anche un'epoca, appunto, come dicevamo prima, dei viaggi internazionali. Com'è stato il tuo primo sbarco all'estero? Beh, insomma, innanzitutto è stato... Ho fatto un salto sociale, nel senso che ho preso il passaporto. No, voglio dire, sono cose che adesso sembrano facili. Scontate, infatti. Un mese ci voleva un tempo, quindi...
Dopodiché mi sono accorto che la lingua anche era cambiata, le abitudini, e che i cantanti quando vanno all'estero, dunque, solitamente c'è qualcuno che gli fa una domanda sempre molto diversa, che è: cosa ami del nostro paese? Allora uno regolarmente dice il cibo, che non è vero per niente. Poi se è maschio dice le ragazze, non so se in Francia, francese, e poi no, mi piace anche perché mi trovo bene, anzi secondo me è la seconda patria. E questo lo si dice regolarmente in tutti i paesi in cui si va. E quindi insomma uno si prepara un copione, eh? Sì, io in un disco che segue dopo, che si chiama Poi Solo, sì, e che vabbè, insomma, la canzone la conoscete, era quella che faceva e chissà se prima o poi, se tu avrai compreso mai, se ti sei voltata indietro, e chissà se prima o poi, se ogni tanto penserai che io solo resto qui e canterò. Dicevi proprio in quell'album lì, 1977, perché intanto insomma stiamo percorrendo il nostro viaggio, che c'era una canzone dedicata proprio al Brasile, al, sì, Sud America. Beh, questo è un album che parlava di personaggi soli, della solitudine, e questo era un personaggio che effettivamente ho conosciuto, era un tassista di Rio de Janeiro che portava il Divo in giro, e il Divo, che ero io, si è accorto a un certo punto di alcune sue storie, di alcune sue facce, e ho cercato di scriverle in questa canzone. Nel sole, nel sale, nel sud. Mezzogiorno si trascina tra l'odore di pesce fritto e le strade. Mani d'ebano incollate da una vita sul volante di un tassì, magro come un chiodo, gli occhialetti di metallo, scarpe gialle e blu, naso a nodo di cravatta e polsi di bambù. Quando venne al mondo non ci fu nessuno che lo stesse ad aspettare. È cresciuto in fretta con due occhi svelti, senza una precisa età. Cicatrici sulle spalle dove le ali non ricresceranno più. L'anima profonda come i fiumi di qua giù, di qua giù, e lo vedi non ride, non parla di sé, non guarda, non chiede, non sa se è andato per strada in mezzo a disperazione, attesa, rabbia, nostalgia, rassegnazione, da portare a spasso tutti i santi giorni gratis per le vie di Rio.
passa mentre ora dorme l'alba, gli regala una canzone che fa dei suoi capelli crespi neve, e lui è un re, lui è un re. Chiaramente quella di Claudio Baglioni. Io mi permetto di rammentare che siamo in assoluta diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, e dopo solo nel 1978 fu la volta di E tu come stai, che aveva quella famosa copertina che mi piacque moltissimo, insomma. Sì, c'erano tre cani. Erano tuoi? È una domanda che avrei voluto sempre farti, siccome adoro i cani. No, la battuta che circolava allora è che c'erano tre cani, appunto. Erano una due. Copertina molto colta, tre cani. Due erano cani, uno era un cantante. Il pezzo faceva così. Ho girato e rigirato senza sapere dove andare, ed ho cenato un pezzo fisso seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come vivi? Come ti trovi? Ripercorrendo la storia, ho preso degli appunti, perché tutto a memoria, insomma, non potevo ricordarmi. Ci fu, insomma, in quel periodo anche un tour in Europa, Spagna, Cecoslovacchia, eccetera, eccetera, eccetera. E allora ne approfitto per salutarti da Amsterdam. Claudio ha detto che ha degli auricolari in cui sente anche dei marziani. Beh, spero che lì dentro arrivi anche un alone di luce affettuosa da una strafedelissima
che ti sta seguendo via internet da Amsterdam. E questa sarebbe stata. A tanto non siamo ancora arrivati su Marte. A tanto non siamo ancora arrivati, però insomma credo che ci organizzeremo per arrivare anche su Marte. Andiamo avanti con gli album, no, perché sapete che insomma poi alla fine io potrei dire una cosa e ne succede un'altra, insomma. La gentile richiesta di Paola. Io? Suono qualsiasi cosa con un corrispettivo, chiaramente, però. Allora, io ho una responsabilità, beh, per me è un po' di più, guarda, non perché è in scaletta, perché l'amo veramente molto quella canzone, è un po' di più, una delle canzoni forse più intime di E tu come stai? Claudio Baglioni. Sirene di navi urlavano al vento, la radio passava. Della sua carriera artistica, anzi aggiungerei luminosa carriera artistica, il cantante Claudio Baglioni pubblicava un album più o meno insomma ogni anno, magari poteva passare un anno e mezzo. Parleremo subito dopo la pubblicità di quel periodo in cui invece gli album cominciarono a diradarsi, insomma un po' del tempo, non nacquero più uno dopo l'altro, ma ci facevi aspettare insomma un po' più di tempo. Comunque sempre meglio che si diradino gli album che i capelli. E con questa frase storica io darei la linea alla pubblicità. Tra poco con Claudio Baglioni. Pochi minuti dopo le 22. State seguendo naturalmente Radio Italia, Solo Musica Italiana, una grande storia quella di Claudio Baglioni. Noi vogliamo ringraziare, come facciamo sempre durante Serata Con, il nostro sponsor che è Zaini. Ascoltiamo quindi qualche consiglio molto dolce, poi ritorneremo in diretta con Claudio Baglioni. A tra pochissimo.
senti già... Ehi, guarda che mi... alcuni momenti. Quindi io volevo chiederti appunto qual era questo rapporto e che differenza c'è ad esempio insomma con il pianoforte, che cosa li contraddistingue? Allora, innanzitutto che nelle stanze d'albergo, specialmente durante le tournée, io riesco a portarmi a letto la chitarra, ma il pianoforte no. Nel senso che riesco proprio anche sotto a stare sotto la chitarra, mentre col pianoforte subirei dei seri danni. E peraltro la chitarra è veramente uno strumento notturno per eccellenza, nel senso che si lascia accarezzare, che c'è un rapporto tattile, mentre col pianoforte c'è una sorta di rapporto indiretto, perché tramite tasto, insomma, quindi c'è una specie di, volendolo proprio definire, c'è una sorta di amplesso così, ma alla lontana, mentre con la chitarra proprio si può far tutto. Certamente ci sono anche delle occupazioni migliori, però ai cantanti capita spesso, insomma, di doversi accontentare della chitarra e passare nei lunghi periodi con la chitarra, che comunque, voglio dire, a parte che è uno strumento che sempre dà la stessa nota ta, 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 ma più che altro così, effettivamente quando deve star zitta sta zitta, perché nessuno la suona. 1981, prima abbiamo visto la copertina di quell'album che era insomma il celeberrimo Strada Facendo. Il pezzo è: io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Vedrai, vedrai. Facendo una canzone portafortuna, Claudio? Sì, beh, penso di sì. Sicuramente è una canzone positiva, è una canzone stradarola, appunto. E quindi, sì. È una canzone da inizio concerto, insomma, una canzone che dà un buon avvio a uno spettacolo, no? A un tour. E Fotografie, invece, che canzone è? Beh, Fotografie è... Facevo più bella figura a dirti puoi suonare Fotografie? No, hai fatto una bellissima figura. Fotografie è una canzone... è una canzone racconto, è una canzone di immagini, quando si tenta di scrivere parole per farle vedere. Fotografie. Un azzurro scalzo in cielo matto di marzo, di quel nostro incontro al centro, tu poggiata sui ginocchi e vento di capelli sui tuoi occhi. Qui l'ombra cade giù dalla tua mano, un orizzonte di cani, appaia da lontano, tu aggrappata alla ringhiera di una tenera e distratta primavera. Pomeriggio lento, un po' svogliato, maggio andato via, un dito sotto il mento e gli uccelli fuggono infilando il verde dove la città si perde.
sopra un foglio di carta vetrata, lunga e più sdraiata, tu sporca di baci e sabbia, cerca le labbra smisurate dell'estate sulle mie. In quest'altra stiamo insieme come ridi di gusto, fino a soffocarti io stringevo agosto e te, bevendoti con gli occhi miei per non scordarti. E ancora tu tra file di alberi che cuciono colline di uva bianca, e tu sei stanca un giorno intero a bere vino e un contadino col bicchiere in mano lì vicino. Voglia ruggi al viale e nuove voglie, tu qui sei venuta male, la tua faccia un po' tirata e una risata senza più allegria in coscienza, l'aria acerba della domenica mattina sopra l'erba, tu e lacrime di brina, guance colorate mentre sbuccia arance, stupide bugie. Un azzurro scalzo in cielo, il cielo matto di marzo, e di quel nostro incontro al centro tu poggiata sui ginocchi e gli occhi tuoi per sempre nei miei occhi. Va di va, va di. Good Ho portato un cimelio, un 45 giri che io comprai, perché questa canzone insomma non era uscita in un album, uscì solo l'anno dopo, insomma in un album live che si chiamava Aleo. Il 45 giri è quello di Avrai, era, sì, potete applaudire, non è vietato. Era il 1982 e nasceva Giovanni Baglioni in quell'epoca. Sì, questa è l'unica canzone che ho scritto in un giorno, anche perché sennò dopo sarebbe scaduta, perché il ragazzo nasceva e quindi non valeva più.
avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, il buio all'alba che si fa d'argento la finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, pantaloni bianchi da tirare fuori che c'è stato un vero treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di telline e neve di montagna e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna cerra e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, e avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza, se amore amore avrà. La prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifoglio e candeline rosse, avrai un lavoro da
E questo era Bray, Claudio Baglioni. Questa canzone poi fu inserita in quella Leo, che divenne davvero una magia discografica, più di 1 milione di copie vendute, più di 1 milione tra l'altro di persone accorsero insomma dal vivo a quel tour. Dico bene, maestro? Dice bene. Ok, proseguo allora. 1985, nel 1985 invece uscì La vita è adesso, giusto? Quello. La vita adesso nel vecchio albergo della terra, e ognuno in una stanza, in una storia di mattini più leggeri e cieli smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma sei tu, sei tu, sei tu, sei tu che spingi avanti. Essere uomo e non sapere cosa sarà in futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grandi, messo in mezzo al mondo, con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo. Grazie per quello che non sai di averci dato, grazie per le emozioni delle tue canzoni che spesso ci rendono la vita più leggera. Sei parte della mia vita e di questa vita che nonostante tutto è ancora adesso. Buona fortuna. E lei è Marilù. E poi, ciao Claudio, sono Gesi Dalicata, voglio dire che tu mi hai insegnato a vivere perché so che la vita è adesso. Siccome queste mail erano pertinenti, io insomma ho pensato opportuno leggertele. Prima di arrivare al 1990, che era l'anno di Oltre, io devo ricordare anche A Solo, che è stato un altro grande tour. Claudio ha sempre cercato, insomma, parlandone come se non ci fosse, insomma, ha sempre cercato di dare ai tour una valenza particolare, di renderli sempre qualcosa di più di un concerto. Questo per rispetto, credo, anche nei confronti di quelli che si muovevano da casa, insomma, e ti seguivano anno dopo anno. Ma sì, insomma, io penso che quando qualcuno decide di uscire di casa e quindi fa una scelta, e insomma quelli che stanno sul palco, quelli che mettono il nome sul manifesto, hanno il dovere e anche un po' il diritto, insomma, di indicare delle nuove strade, insomma, di indicare insomma, come se il cantante fosse il cantautore, il musicista fosse un po' un'agenzia di viaggio, insomma, quindi cerca la prossima volta di portarti da qualche altra parte, di non farti vedere sempre lo stesso panorama, la stessa solfa, la stessa città, la stessa musica. E quindi a volte, anche a costo, insomma, di sembrare un po' velleitari e ambiziosi, si tenta di trovare delle nuove soluzioni. Ma in questo sta, secondo me, il grande trucco, insomma, quello di essere curiosi, ecco, di andare a vedere ancora se c'è un po' di strada davanti, se c'è ancora qualche cosa da fare, se c'è ancora un sogno da sognare. E fu
Ecco, credo proprio questa grande curiosità, questo amore per le parole, per la musica, Claudio, che ti portò a incidere un album particolare, anche se vuoi a tratti difficile forse per quelli che ti avevano seguito fino allora, cioè quell'album poetico, insomma, che era Oltre, un album che nel 1990 spiazzò un po' i tuoi fan. Beh sì, insomma, era, spiazzò anche me. Io sono, mi sono, dopo la fine del disco, che tra l'altro è stata rimandata di mesi e mesi, è stato uno dei pochi dischi venduti quando ancora non era stato finito. Devo dire, ecco, spiazzò anche me, perché io mi sono ricoverato proprio in una casetta di cura, non era una casa vera, insomma, a curarmi, perché non capivo più neanche io il disco, tant'è che l'ho dovuto riascoltare almeno una trentina di volte e poi mi sono accorto che non era male, insomma. Però sì, fu un disco che divise molto anche le opinioni di quelli che volevano conservare e quelli che invece chiedevano delle cose nuove. Ma d'altronde, ecco, questo credo che sia un altro impegno, l'impegno vero di chi ambisce a diventare un personaggio che fa un mestiere pubblico, sia quello a volte anche di dividere le opinioni, insomma, quindi di rischiare. D'altronde, insomma, se non si rischia non c'è divertimento, e come si dice nella città in cui sono nato, chi non risica non rosica. In quell'album c'era e c'è, voglio dire, una canzone, una di quelle, insomma, che Claudio non può non eseguire mai nei suoi concerti, credo che farà parte anche della scaletta del nuovo tour. Pezzetto pezzetto. Oh. Nascosi in te, poi ti ho nascosto da tutto e tutti per non farmi più trovare. E adesso che torniamo ognuno al proprio posto, liberi finalmente non saper che fare. Non ti lasciare un motivo né una colpa, fatto male per non farlo alla tua vita. Tu eri in piedi contro il cielo, io così dolente mi levai imputato al satevi. Chi ci sarà dopo di te, respirerà il tuo odore pensando che sia il mio. Che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone. E una storia va a buttare, sapesse andarci io. Straordinarie in quell'album, inoltre, e io, vabbè, potrei citarne molti, però insomma, come? Quella era una canzone, però non una collaborazione. Ah, voi vorreste sentire, noi no, però. Vabbè, noi dopo saremo 5-6 ore qui e faremo, esatto, tutte quelle. Perché la diretta finirà, però. C'è una rivolta in auditorium, io te lo dico, ti avviso. Che tonalità avete scelto? Una tonalità allucinante. Dopo, dopo facciamo noi no. Non interrompiamo la signora Gallo. Questa mi sembra un monito. La professoressa. Mi avevano detto maestrina, professoressa ancora no. Io invece volevo parlare di pace, perché insomma mi sembra anche un argomento pertinente. Era il 90 e nel 2003, Claudio, tu scrivesti una lettera proprio, una lettera di pace, una lettera che fu pubblicata su Musica e
che come al solito, insomma, ti costringeva a parlare, costringeva te e molti altri a parlare di una pace che, insomma, che non c'era. Sì. Spesso non c'è pace, non c'è pace fuori, ma è difficile trovare la pace fuori quando non si ha la pace dentro, e quindi io penso che non sia più un problema di tutti quanti insieme, perché ritengo che non ci sia nessuno, insomma, nessun essere ragionevole che sia per la guerra. Il problema è che molti si dichiarano anche per la pace, però è una pace che non cercano, insomma, per la quale poi non fanno nulla. E sarebbe bellissimo sapere che un giorno scoppierà definitivamente la pace. L'immenso soffio dell'oceano le spinge via con sé a naufragare su spiagge chiare, a un passo dalla vita muoiono. Con chi è nelle orecchie ancora il mare, s'arrampicano in cima con quei ginocchi secchi, e tutto il mondo giù essere come te, un mago, un angelo immortale. Pace a noi che abbiamo avuto da smarrire la luce della semplicità, quando poi nasce, e il primo grido è un pianto, e un bambino è un uomo, e il suo nome non sa dire mai. Nel buio della terra aspettano sola estate le cicale, l'amico cadde mentre era in fondo sopra un prato, che le sue ali non si aprirono, era di quei poeti e un giorno si smarrirò. Da uomo e adesso è andato, ed anche noi ci lasciamo qui, fratello, e non dobbiamo dirci niente, ci serve pure darmi mani lì per ripartire su
Siamo arrivati, pensate un po', al 1995. Claudio Baglioni girava, pensate un po', l'Italia, incominciando da Castelluccio di Norcia, facendo dei veri e propri blitz a proposito di spettacoli particolari e di spettacoli, insomma, strani. E durante quei blitz Claudio propose la canzone che poi, insomma, sarebbe stata anche la title track, sono preparata, dell'album pubblicato nel medesimo album. Come la presero? Come la presero i fan? No, questi blitz, allora, questi... Castelluccio di Norcia è un posto, è il nostro Tibet, voglio dire, è un posto straordinario che si trova però in un luogo praticamente irraggiungibile. E allora con false tracce, allora si misero gli annunci sul giornale, cercano sì, figuranti per videoclip, così, vabbè, chiaramente era il segreto di Pulcinella, lo sapevano tutti, e su questa piana, dove già a settembre faceva 3 sotto 0, arrivarono diverse persone. Una signorina di Napoli mi affrontò la mattina mentre uscivo dall'albergo dicendo: ma lei, dandomi del lei chiaramente per far sentire ancora più lo stacco, ma lei non poteva scegliere un posto più... E che allora io ero un pochino fumantino e dissi: ma chi gliela... Cosa che un personaggio come me non dovrebbe mai dire, perché tu dico, ha visto quanto antipatia, già dicono che uno è, che ne so, è tutto, no? E allora, il contrario è tutto il contrario di tutto. Voi sapete che i cantanti fanno tutti uso di stupefacenti. Per forza. Quei cialtroni degli artisti, tu cantasti. Sono, anche se non lo sono, sono tutti omosessuali. Anche se non lo sono, se tutti si ubriacano, tutti sono. Dice, tu lo conosci così, è bravo, bravo, ma da vicino è cattivo. È regolare, io lo sento bene. Quindi vabbè, ecco. È che volevo dire niente. No, allora faccio un bell'annuncio. Io sono qui, Claudio Baglioni. Dove sono stato in tutti questi anni? Io me ne ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo, io sempre lo stesso. Grigio ma non domo. Siamo tutti dentro la storia tardi o presto, e io sono qui. Arresto, o a nasconderci, e dove eravamo rimasti chissà dove, ma io sono qui, forse prigionieri o fuggiaschi, forse altrove.
sono qui. Seguirono poi i tour dei colori, il tour insomma dei colori, giallo, rosso, blu, insomma con tantissimi spettatori, con grandi scenografie, grandi davvero artisti presenti insomma a questo concerto. Ma volevo parlare del 1997, perché ho un album in mano. Ti leggo qualche titolo, caro Claudio, di questo album. Ma che musica, maestro. Heidi. Chissà se va. Pippi calze lunghe. Felicità, tata. No, 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 vieni qui. C'è scritto Claudio Baglioni, su questo album. E l'album era Anime in gioco. Mi sembra assolutamente brutto, insomma, che noi non ricordiamo anche qualche canzone, insomma, di quell'album. Che dici? No, sembra brutto anche a me, effettivamente. Tanto anche se mi si allunga il naso, non si... E quindi ti lascio. Ah, sì? Quindi posso fare anche un'altra cosa? No, no. Vabbè, allora proveremo a ricordare... Che... Diciamo la canzone che fece scattare questo episodio di follia proprio, che purtroppo non è più neanche cancellabile perché esistono immagini e ahimè anche un bell'album che appunto cominciava con questa canzone. Andava a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì, col viso in alto di chi il mondo sfida e tiene ai piedi un uomo con un sì. Ha detto troppi sì, negli occhi la paura del domani, come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me, e poi mi dava i calci dentro il letto, c'è ancora il suo sapore qui con me. Di sapere, non lasciarmi, che fine ha fatto e mi sta con lei, non chiamarmi, se sente ancora freddo nella notte, se ha sciolto i suoi capelli oppure no. Nella stanza tua
poco ha sempre fatto parte un po', insomma, della carriera musicale di Claudio Baglioni, anche insomma nell'album odierno c'è una serenata in sole, insomma, che è molto calma. Siamo ancora al 1999, però dico, insomma, forse questo spirito non si è sempre, cioè non si è parlato mai molto di questo spirito ironico, no, di Claudio Baglioni. Forse era giusto prendersi un po' in giro con quella trasmissione e con quell'album. Sì. No, no, volevo dire, no, sai perché? Io sono seduto nel posto dove arriva il fön, che è un vento, che è il vento più caldo. No, tu lo senti? Sì, sì, questa credo sia la Puoi zona. Puoi venire al posto mio? No, no, perché purtroppo no. Non... io per rispondere intelligentemente, cosa difficilissima, a questa domanda cercherei anche di spostarmi, avendo le ultime cellule cerebrali fritte. Vuoi raggiungere? Va benissimo, guarda, va benissimo. Voi non sapete il caldo che fa qua. Lì fa freddo? Vedo che fate tutti un po' così. Qui a Radio Italia, Video Italia, hanno delle sciallette, se volete possiamo. E le forniamo proprio a tutti quelli, insomma, che soffrissero. Sì, io penso un po' che sì, insomma. Sì, non lo so, l'autoironia è un'arma pericolosissima, perché tutti dicono che la usano, ma non è vero. No, io penso che un pochino di divertimento, e come avevamo detto forse in qualche chiacchierata anche oggi nel pomeriggio, mentre pensavamo di decidere tutto quello che avremmo fatto, abbiamo cambiato tutto, specialmente la professoressa Gallo ha cambiato tutte le cose. Io sono stato costretto, fra poco mi chiederà canzoni anche di altri. Sì. Guarda che non è escluso, Allora, dicevo questo, che dicevamo che invece facendo questo mestiere, ma non solo questo, si ha l'illusione, ma a volte anche una quasi certezza di non crescere mai. E dicevamo che Peter Pan sarebbe molto fiero di noi. E quindi, insomma, questa fregnacciaggine, questa cialtroneria, questa cialtronaggine è assolutamente necessaria. Innanzitutto per avere così una dimensione di se stessi un pochino più vicina alla realtà. È un po' quando ci si guarda allo specchio e si comincia a fare... E uno fa, però si constata proprio attraverso la smorfia, dice vabbè, però non è niente male. Invece quando uno sta bellino così, insomma, si fa abbastanza schifo. È l'inizio della fine, insomma. Seguì, da me a te divenne un inno importante. Ci fu anche un tour molto importante che poi fu raccontato in Alive, un'antologia proprio dal vivo. Ma a proposito di inni, e visto che prima richiedevano quella famosa Noi No, che dici? Sì. Un pezzettiello.
Festeggiamo il nuovo secolo a Roma con Claudio Baglioni in piazza San Pietro. Questo, volevo solo dire questo e dire che subito dopo la pubblicità ripartiremo dal 2000. Vi aspettiamo. E siamo
Siamo ritornati in diretta a Radio Italia Video Italia, solo musica italiana, una grande serata con Claudio Baglioni e siamo arrivati al nuovo secolo, Claudio, non sembrava possibile, ma è arrivato anche il 2000 e Claudio scelse... Ma come passa il tempo? Più di 30 anni in un paio d'ore. Però vi avevo visto un po' provati. Hai scelto peraltro per presentare Viaggiatore sulla coda del tempo un modo un po' particolare, insomma un aereo che passava da una città all'altra, anche perché Hangar in fondo insomma era una canzone di quell'album. Sì, Hangar, però l'album era, e anche l'aereo era ispirato a un brano, vabbè, che faceva... prendiamo la parte di mezzo, sì? o prendiamo una parte di inizio o una parte di fine. Come preferite, la testa, il cuore o i piedi? Beh, avevi dubbi? Il cuore vogliono. Cuore? E come fa? Adesso non me la ricordo più neanche io. A combattere il tempo, come si fa? Si può battere solo a tempo di musica, non ti abbattere al tempo che se ne va. Lo puoi battere ancora a tempo di musica, sul tempo che va. A tempo di musica, nel tempo che va. Io resto qua, e l'irrealità dell'immenso velo del mio cielo a metà sarà una nuova età, o sono perché non so se chiede che stai su o no. Ma quale pezzo? L'inizio un po' del... tutta mi sa che non possiamo. Possiamo fare il coro insieme, quello che faceva poi a un certo punto andava in re. Non siamo un mondo a parte, siamo parte del mondo, rimasti un po' in disparte, un secolo, un secondo. Non siamo un mondo a parte, noi siamo parte del mondo, rimasti un po' in disparte, un secolo. Se anche tu senti la stessa ebbrezza, non siamo poi così lontani. Se del domani no, nessuno ha la certezza, io sa nessuno e tu domani. La domani chiunque tu sarai, chiunque tu starai, stai su tutto di tutto di tutto. Un grande tour, seguì anche la pubblicazione di questo album e poi un tour acustico molto molto particolare. Sì, beh, c'è stato un tour acustico con i musicisti e poi uno ancora più acustico che si chiamava Incanto, da solo con il pianoforte. E a un certo punto sembrò persino che anche il pianoforte fosse troppo. E allora a me venne in mente, fin dalla prima sera, di fare un brano che volevo fosse beneaugurante e che... vabbè, stasera ne posso fare un pezzettino. Dai. Faceva così. C'era un teatro allora, c'era un'atmosfera, ma insomma faceva così. Per un piatto di allegria, per un
una nuova compagnia per te. Buona fortuna per un anno in più, per quello che sai tu, per le notti piene di idee e di dolci malinconie. Buona fortuna che non basta mai a te che te ne vai. Per un bacio dato via, per un amore chiuso per addio, buona fortuna per quel po' di me che porterai con te. Per le storie perse qua e là, per la vita che se ne va, buona fortuna che non basta mai a te che te ne vai, per te che te ne vai, per te che te. Almeno tre di quegli spettacoli, mi emoziono ogni volta come fosse la prima su questa canzone. Siamo arrivati al 2003, siamo arrivati a Sono Io, l'uomo della storia accanto. Io credo ti lascerei per le prossime canzoni, per documentare il 2003, iniziando magari da Mai più come te, eh? Iniziamo da quello. Niente un nome, una calligrafia, visto che il cuore ha una memoria tutta sua, si vede sempre dove strappi via una pagina, come ti fissa una fotografia di ieri. La stagione delle piogge arriva qua, alla stazione della mia malinconia, e scende il tiepido acquazzone di una lacrima sull'ultima tua voce che ho in segreteria. Mai più come te, nessun'altra mai, perché dopo te, eh sì, che implorai sempre più. Senza te c'è qui la tua assenza ormai, che ha
occhi e faccio buio dentro me, e la mia mente come treno del mio sei, con cui ritorna a casa la tua cara immagine, in un silenzio che puoi far stare zitto. Non è tanto questa fine tra noi due, ma quanto quelle sue rovine su di me, e accanto ai passi con queste ombre di nuvole, quando esco a buttar via gli avanzi di poesia, mai più come te. Che faceva ripartire tutta l'ultima avventura. Io ringrazio Paola Gallo che questa sera ha cantato così tanto bene con noi e tutti voi. Io alla donna ho dato preso il male, il bene, l'amore, mettendo al cuore ali e catene, mi unì di pianto e un mare aperto nelle vene. Io a una donna non ho dato tanto, non so forse no. Io ad un figlio ho dato un po' di casa e un nome, sorriso, prestando il viso ed un cognome.
sai com'è. Io ad un figlio non ho dato tutto, non so, ma davanti a te ci sono solo io e ti chiedi chi è. Sono proprio io. Ho dato molto e poco, non so, ma se tutti noi siamo tanti io, con un prima e poi, sono stati anch'io. Sincero, se tanto poco niente, io come gli altri diversi uguali a me, ognuno un cuore, il muro di una stanza, io tutti gli altri a vivere perché darsi più amore. Se chiedo un'ultima canzone, se chiedo un'ultimissima canzone, tutto in un abbraccio. Allora facciamo una bella cosa. Io ringrazio questo pubblico fantastico, grazie davvero di cuore. Tutti quelli che ci hanno ascoltato e seguito, grazie a tutto lo staff di Radio Italia, a Camilla, Davide Cardinale. Grazie a Tony Vandoni, insomma a tutti quelli che hanno lavorato, e grazie, adesso posso dirlo, al mio mito, Claudio Baglioni! Ma perché ti canti proprio questo stesso posto dove ci troviamo tardi e ci lasciamo troppo presto? Che fa
facciamo? Abbiamo chiesto e solo il vento ci ha risposto. Tanto la sua musica va avanti pure senza testo. E ammazziamo il tempo e ammazza lui quel tempo indietro. Il sole taglia il mare, il nostro amore in due come un aratro. E finiamo tutta questa strada metro dopo metro, perché dietro a un gran finale serve sempre un bel teatro. E la canzone degli amori felici, l'ultima occasione per attori e attrici. Non lo so com'è, ma un po' buffo. Sarei io e te su un crepato. C'è un che di diverso, uno scherzo sì, quasi fossi io il tuo pagliaccio. Cercare qui dentro ad un setaccio ciò che è perso, o almeno poi tutto quello che sta in un abbraccio.